Ciao, sono Davide Longoni. Ho avuto una formazione umanistica che mi ha permesso di affrontare la panificazione in una maniera completa, in un momento di grandi cambiamenti storici di costume e di maniera di mangiare. Era necessario avere degli strumenti potenti per poter comprendere il cambiamento e anticiparlo. La panificazione sembra un mestiere stabile e immutabile. In realtà ha dei cambiamenti esattamente come il resto della società, per cui c'è un ritorno verso una dimensione agricola della panificazione, un interesse dei consumatori verso le vecchie varietà di grano, la pasta madre, dal punto di vista nutrizionale ma anche di ambiente, perché la sostenibilità ambientale è uno dei temi fondamentali per i consumatori. Mi hanno definito un retro innovatore. E a me fa anche piacere questa definizione, perché ho recuperato tecniche antiche come la pasta madre, come la farina macinata a pietra e le vecchie varietà di grano, però attualizzandole. Da una parte conoscendo a fondo le tecniche, quindi le fermentazioni, le temperature, gli effetti che il tempo ha sulla fermentazione, quindi possedendo appieno anche dal punto di vista tecnologico la fermentazione e attualizzando un mestiere antico. La panificazione mi ha permesso di diventare anche un imprenditore. Inizialmente volevo solamente fare il pane, farlo bene, come mia gratificazione anche personale, perché è molto bello. Il piacere che dà una pagnotta appena sfornata, che sia bella e profumata, è un piacere molto gratificante. Poi col tempo ho imparato anche a diventare un imprenditore. Ad oggi abbiamo 6 negozi a Milano, una città molto attenta a questo tipo di consumo, e ho imparato anche a gestire l'azienda e le persone. Quindi un mio consiglio è imparare le ricette, però a un certo punto anche a imparare l'economia, a gestire un'azienda e le persone, e avrete tante soddisfazioni.